E come a dire, Picciotti, vi racconto la mostra, vi do il benvenuto in questo spazio. Minutino comunque, non... No, perché ci sono gli altri contributi. Forma dell'immagine è una personale fotografica e non solo, che è stata allestita dall'architetto Marilu Balsamo, specificatamente in questo spazio, ed è l'ex mercato ittico di Castelvetrano. Quella che era una pescheria oggi si rianima con i banchi del pesce, dove l'allestitrice ha pensato bene di portare dei pesci che non sono veri, ma a livello anche didattico per quanto riguarda il Mediterraneo e quindi questi luoghi. La mostra si articola seguendo varie sezioni. Partiamo dalle fotocamere del passato, dalla pellicola, dalla camera oscura, da Pinol, Foro Senopeico, per proseguire verso le sezioni dedicate al mare, che proprio in questo luogo hanno uno spazio maggiore. In questa sezione c'è un racconto fotografico dedicato alla storia di un giovane pescatore, per poi proseguire con una piccola videoinstallazione dedicata ad un mare capovolto, il mare di Triscina, che così vidi sottosopra, un po' per rifarmi alla camera oscura e alla sua visione capovolta. Si prosegue ad un'area dedicata alla chewing gum art per quanto riguarda le arti visive e il riciclo creativo. E infine la sezione vera e propria fotografica, con immagini di vari periodi e ispirazioni, dall'analogico al digitale. Oltre a queste stampe si conclude il percorso di forme dell'immagine con l'interazione tra due linguaggi, quello della poesia e quello della fotografia. Se fosse il vento in grado di parlare, direbbe che dall'alto della città del sedano selvaggio esso stesso si ubriaca di bellezza. Direbbe ancora che si inginocchia, quieto, a rintracciare della suprema selinunte gli antichi segni, fuori dal tempo, prima del tempo, e canterebbe. Se fosse il vento in grado di cantare lodi d'amore alla possente sacra pietra, devastata ma eterna. E infine piangerebbe per la dolente gioia delle divine colonne, tese al cielo. Ulivo, e sarai olio, e sarai pane, e sarai pace sulla terra. Antico, feroce di costanza, baluardo del sole, con le tue foglie delicate, palpebre di bambino.